Il senatore Scarpinato, intervengo ovviamente solo per fatto personale, come prevede il regolamento, ha iniziato il suo discorso dandomi della faccia tosta perché si è sentito chiamato in causa dal mio passaggio sui magistrati che, in nome di una fantomatica trattativa smentita dalla sentenza di Corte di Cassazione, hanno costruito una carriera in magistratura prima e in politica poi. Vorrei che restasse agli atti del verbale che effettivamente mi riferivo esattamente a Roberto Scarpinato, al quale vorrei ricordare che prima di venire a dare faccia tosta ai colleghi dovrebbe spiegare non solo le sue strane frequentazioni con il dottor Palamara, ma anche il suo atteggiamento del tutto folle nei confronti delle istituzioni di questo Paese, come sa il Presidente della Repubblica Emerito Giorgio Napolitano. Per me Scarpinato si deve vergognare. Grazie. Bene. Ministro, scusate, io ho commesso un errore. Non avevo l'informazione che il Ministro non intendesse replicare. Era corretta l'informazione, Ministro? Avevo informazione che lei non intendesse replicare o intendeva replicare, quindi era corretta l'informazione che avevo. E quindi mi spiace, concludendo questa seduta, che alcuni colleghi abbiano ritenuto di lasciare l'aula di fronte all'intervento del collega, ma è mio dovere assicurare che tutti possano esprimersi senza essere disturbati, qualunque sia l'espressione che non contraddice il regolamento. Questo è quello che tocca fare al Presidente. Guardatevi gli interventi di oggi e capirete che questo è stato il criterio. Grazie, la seduta è tolta.